Se 9S non è impazzito, ma è contro di noi, potrebbe significare che siamo dalla parte sbagliata, o stiamo parteggiando per la fazione sbagliata, almeno inteso come amanti di Nier Automata e quindi alleati naturali e morali degli androidi Yora. Le biomacchine hanno dato prova di essere capaci di creare modelli estremamente simili agli androidi. La nascita di Adam e successivamente di Eve ce lo dimostrano chiaramente. Persino le Yora, insieme all'intero comando, rimanevano basiti sulla realizzazione dei due gemelli. Se prendiamo tutti i collegamenti di cui ho parlato all'inizio e se diamo per scontato di trovarci in una parte futura rispetto agli eventi di Nier Automata, non potrebbe essere che 2P sia una creazione delle biomacchine? Signore e signori, finalmente possiamo parlare della nuova parte della serie di missioni e del secondo capitolo della trilogia di Raid di Yora Dark Apocalypse, la nota e apprezzatissima collaborazione tra il mondo di Final Fantasy XIV e di Nier Automata. In questo video vi proporrò come di consueto una narrazione in chiave di racconto che scandisca la serie di eventi che fanno da ponte verso il gran finale di questa parentesi crossover. Tuttavia, aggiungerò anche le mie impressioni e valutazioni personali, fornendovi un'analisi quanto più completa possibile della mia esperienza, comprese le congetture su tutto quello che sappiamo finora e su quello che c'è da aspettarsi per la terza e ultima parte. Anog e Konog, i due fratelli nani del villaggio di Combra, seguendo le istruzioni della ora incosciente 2P, si sono impegnati tanto a ricostruire quanto a ricaricare la misteriosa chiave rinvenuta nella Copied Factory. Nel frattempo, nel villaggio vengono ultimati i preparativi per il Carnevale Nanico, una festività ciclica ricca di saporite pietanze, musica e colori. L'allegria del festoso popolo dei monti è contagiosa, ma l'interesse dei due appassionati fratelli per le loro ricerche li porta a sgattaiolare via, convincendo il Guerriero della Luce a raggiungerli per aiutarli a venire a capo dell'ennesimo problema. Anche se la chiave è stata completata e ricaricata grazie anche al contributo dell'eroe, Anog e Konog non hanno idea di come farla funzionare. Il pod non dice niente di intelligibile e l'unica che potrebbe aiutare a risolvere l'enigma, 2P, giace incosciente sul tavolo lì vicino. Solo in quel momento i due riflettono sulla più ovvia delle possibilità, mostrandosi in pari misura scaltri sulla riparazione di tecnologie ignote e sprovveduti quando si parla di problemi più banali. Stabiliscono infatti che potrebbe essere il caso di provare a riparare l'androide per rimetterla in sesto. Il pod sarebbe in grado di farlo, se disponesse delle necessarie parti di ricambio per sostituire quelle difettose. L'unico problema è dove reperirle, ma è un intoppo che si risolve da solo non appena il pensiero è costretto a viaggiare verso quella terribile stanza della Copied Factory, ricolma di corpi di androidi morti identici a 2P, salvo per lo spettro di colori invertiti. Con le parti ritrovate e raccolte, il pod riesce a riparare ed in seguito riavviare 2P, che chiede subito novità sulla chiave ricostruita. Fiduciosi, i due nani gliela offrono, lasciandole il compito di farne l'uso corretto, già che in tutto quel tempo non hanno minimamente capito quale dovrebbe essere il suo funzionamento o il suo scopo in generale. L'androide l'attiva, e in quasi immediata risposta a questo, la zona di ricerca trema per un apparente terremoto, che ha però origini ben diverse da quelle sospettate. Uscendo all'aperto, il gruppo scopre infatti che la causa delle vibrazioni era esterna. L'allegro carnevale nanico sta subendo un crudele bombardamento a tappeto da esoscheletri volanti simili a quello manovrato da 9S durante la battaglia contro le biomacchine. Gli innocenti e poveri abitanti del villaggio perdono le loro case nelle esplosioni, sono travolti dalle fiamme e quelli che riescono fuggono in preda al panico. 2P va subito incontro alle colpevoli, un gruppo di almeno 7 androidi in nero che si stagliano minacciose davanti a lei. Anog e Konog cercano di ammonirla sui pericoli di affrontare da sola i numerosi avversari, ma a quel punto la donna getta la maschera. Tutte le androidi mostrano i veri colori dei loro abiti, che dal nero vestito delle Yora dell'esercito dell'umanità passano al bianco, al pari di 2P. E quest'ultima si volta per puntare la spada al volto dei poveri nani che con tanta diligenza l'hanno aiutata e riparata, dicendo che i loro servizi non sono più necessari. Proprio quando sta per menare il colpo fatale, una figura in nero fa però la sua comparsa sulla scena, un androide assolutamente identico a quelle ritrovate morte nella Copied Factory. A parare il colpo e a proteggere le vittime di quel crudele inganno è il modello da battaglia Yora numero 2. Il duello è acceso, ma giunge presto ad uno stallo. Le androidi in bianco si ritirano verso il luogo da cui sono arrivate, dall'altro campo della montagna.
2B le insegue e, sentendo la responsabilità dell'errore commesso, fanno così anche Anog, Konog e il Guerriero della Luce, nonché un nutrito gruppo di avventurieri pittoreschi e colorati chiaramente sul posto per partecipare ai festeggiamenti nannici. Quello che si trovano davanti in una grande vallata desertica è il sito dello schianto di una gigantesca stazione orbitale. 2B si mostra molto più responsabile della sua controparte in bianco e, invece di pretendere l'aiuto di quella che probabilmente le ricorda un'approssimazione dell'umanità che ha giurato di proteggere, chiede piuttosto di non essere eseguita. È la sua battaglia, dopo tutto. Ma naturalmente né i nani né l'eroe le danno il minimo ascolto e si rifiutano categoricamente di abbandonarla a se stessa contro la minaccia ammantata nel candore degli abiti chiari. Dopotutto, nel mondo di The First, sono ormai abituati a combattere gli emissari di una luce sacrilega e distruttiva. Mentre il gruppo di avventurieri affronta la tecnologia avanzata col potere della magia che già mostrò la sua efficacia quando in un'epoca e un mondo lontano Emil ne fece sfoggio contro gli alieni invasori, a dispetto di tutto, i due nani non possono evitare di rimanere affascinati dalle incredibili creazioni che hanno davanti, e più di una volta pregustano la possibilità di metterci le mani sopra, vista la chiara abbondanza di macchinari avanzati di cui la formazione nemica fa vanto. Ignari di come il Guerriero della Luce e i suoi alleati abbiano già fatto il callo ad affrontare popoli muniti di tecnologie avanzate, gli androidi tentano invano di distruggerli, ma restano sconfitti di rimando. Il primo nemico di rilievo è un gigantesco macchinario che sembra imitare la forma di un fiore nero, quasi le biomacchine, come loro abitudine, avessero trovato e ricreato, grazie ad un'informazione in archivio, un'entità richiamata dagli incubi più oscuri di un'epoca in cui, se non fosse stato per i tentativi disperati di un assassino e il suo drago, la sua spietata brama di distruzione avrebbe probabilmente cancellato il mondo intero, nella sua realtà di appartenenza, quantomeno. I canti magici che incarna mettono alla prova anche i cuori più forti, ma è troppo presto per permettere alle emozioni di prevaricare sull'efficacia, e il costrutto viene abbattuto. Vinta la prima minaccia, alcune delle androidi in bianco cercano di combattere gli intrusi replicando perfettamente le strategie delle Yora da cui prendono spunto. A tratti equipaggiandosi di armatura pesante per sfidarli in corpo a corpo, in altri momenti salendo direttamente sugli esoscheletri dotati di un supporto aereo che ne amplifica ulteriormente le qualità, il modulo F-23. Ma anche questo progetto fallisce sotto i colpi di armi incantate e potenti incantesimi. Al suo interno, il bunker appare come un misterioso corridoio a forma di anello a cui il Guerriero della Luce non può dare un senso, ignaro di quanto quella geometria sia necessaria per simulare la gravità nel vuoto dello spazio. Passa davanti a quella che sembrerebbe la stanza privata di 2B e non può fare a meno di chiedersi se l'androide in nero davvero sia uscita da quel luogo, per poi lasciarlo dopo lo schianto e l'evidente conquista dei resti della base ad opera degli androidi nemici, o se si trova di fronte all'ennesimo inganno in una ricostruzione mistificatoria ai propri danni. Poco oltre, ottiene comunque l'accesso ad un'ampia sala piena di monitor, un luogo che 2B può riconoscere tanto come posto di lavoro per gli androidi di tipo O, le operatrici a sostegno delle unità sul campo, sia come sala di ritrovo ed annunci in cui la comandante White impartiva ordini per conto del Concilio dell'Umanità. Se combattere in un luogo così nostalgico e prezioso per un membro dello squadrone Yora non fosse già abbastanza doloroso, dietro una bellissima espressione di stoica impassibilità, il nemico in bianco sfrutta le proprie ricerche e le proprie informazioni per l'ennesima infamia. Approfittando del caricamento di backup di una delle operatrici più amate nella formazione delle Yora, l'androide 21O, gli avversari di 2B ne copiano e riproducono l'identità e la sovrascrivono in un'unità di artiglieria pesante, così da fornire un avversario dal pieno potenziale bellico e una conoscenza pressoché perfetta di tutte le strategie degli androidi. Se il ricordo dell'operatrice non può essere corrotto, lo stesso non vale per la sua sofferta imitazione, che viene distrutta con la ferocia alimentata dallo scempio subito. L'ultimo rifugio delle androidi alleate alle biomacchine sembra però essere un luogo dall'architettura e dalla natura molto diverse. L'astronave aliena, un tempo abitata dai veri creatori delle biomacchine stesse. Il come e il perché i resti di questa navicella siano stati rinvenuti in prossimità del bunker schiantato rimane un mistero. Ma è qui che 2B ha dato la caccia alla sua controparte in bianco, abbattendo ogni biomacchina lungo la strada e giocando d'anticipo sulla compagnia di avventurieri. Quando il Guerriero della Luce arriva, infatti, 2P è già stata abbattuta, almeno all'apparenza. All'improvviso, però, dal suo ventre ferito si manifesta un nuovo androide, venendo alla luce in una bizzarra rappresentazione di un parto ben poco naturale. A seguire il nuovo nato, privo di identità, ne arriva un altro, e ancora, e ancora, e ancora. In quella che appare come una replica corrotta ed esasperata di un processo di creazione e riproduzione già noto agli occhi dell'androide in nero.
Gli androidi a malapena formati, poco più che manichini senzienti, corrono in un punto della stanza convergendo in massa uno sugli altri, fino a formare una gigantesca sfera di corpi bianchi che si solleva a mezz'aria. 2B è troppo sfinita dal duello precedente con 2P, ma per fortuna il guerriero della luce e i suoi alleati hanno energie da vendere e distruggono tutti i meccanismi di difesa dell'entità. La ghiacciante sfera di corpi si evolve durante lo scontro, modificando la sua struttura per diventare una gigantesca e grottesca copia di 2P, completamente bianca e composta da una bizzarra deformazione dei corpi incollati uno sull'altro. Tuttavia, per l'ennesima volta, la tecnologia aliena non è all'altezza della magia innata negli eroi di un mondo che le biomacchine non hanno ancora imparato a conoscere. Vinta la battaglia, 2B si scopre doppiamente grata nei confronti del guerriero della luce e dei fratelli nani, che pur sprovveduti nel rimettere in sesto 2P, hanno avuto la saggezza di tenerle nascosto il corpo incosciente di 9S, recuperato dopo gli scontri nella coppia The Factory. La ragazza si fa subito portare da lui, tradendo un'impazienza in netto contrasto con la flemma dimostrata fino a quel momento. Purtroppo però, lo sconforto di Anog per il suo disastroso errore di giudizio rallenta la riparazione del modello scanner, dati i grandi danni subiti durante l'attacco combinato di 2P e del Guerriero della Luce, quando scelse di essere suo alleato. Konog chiama quindi una pausa di riflessione e riposo per tutti quanti. Mentre la bella androide osserva e monitora il suo amato 9S, una compagnia di nani furiosi per l'accaduto domanda l'immediata presenza di Anog e Konog, che vengono subito messi sotto duro processo per le loro azioni. La loro colpevolezza sembra ovvia, ma prima che venga pronunciata una sentenza, 2B decide di ripagare il debito contratto verso i suoi nuovi alleati. Non solo si prende la colpa per conto loro, ma intimidisce gli abitanti del villaggio in modo da essere vista come una nemica, ottenendo la voluta conseguenza di diventare il bersaglio unico dell'astio dei nani di Komra. I due fratelli, che già si sentivano in colpa per l'accaduto, cercano di dissuadere 2B dal prendersi un biasimo che non le appartiene, ma la ragazza ha preso la sua decisione, e dal momento che ha deciso di andarsene, non ha niente da perdere ad essere odiata al posto dei suoi benefattori. Senza pretendere altro dagli eroi di quel mondo sconosciuto, prende 9S tra le braccia e lo porta via con sé. In merito alla mia esperienza e la mia opinione per il raid, mi sono trovato un poco diviso, o quantomeno ho dovuto riflettere parecchio prima di capire cosa mi fosse piaciuto da impazzire e cosa e soprattutto perché invece non avessi digerito a dovere. Da una parte mi sono ritrovato entusiasta ad aver annunciato, previsto e descritto il risvolto di trama in arrivo praticamente 9 mesi prima di vederlo con i miei stessi occhi. A quanto pare 2P era effettivamente un androide creata dalle biomacchine e stavamo combattendo per la fazione sbagliata, così come avevamo ipotizzato. Siamo stati sviati nel credere che fosse dalla parte del giusto perché combattevamo le biomacchine e anzi al nostro primo incontro l'abbiamo direttamente vista minacciata da un quartetto che cercava di distruggerne le difese. Ma se ricordate non era esattamente ben chiara la dinamica di quella vicenda e ho dei dubbi che ci verrà spiegata in modo approfondito. Quindi mi trovo a rimanere con le due medesime ipotesi del tempo. La prima è che le biomacchine agissero su ordine di 9S, che grazie alla sua capacità di hacking le aveva controllate e ricalibrate contro la propria fazione, e la seconda è che l'apparente attacco fosse in realtà un tentativo di ripararla. In teoria, quindi, l'intera Copied Factory era sotto il controllo più o meno diretto di 9S, per quanto sia ancora plausibile che le biomacchine non distinguessero a dovere gli androidi pur avendone una serie in produzione dalla loro stessa parte, come fosse una sorta di corposo inganno tanto per gli sprovveduti alleati, come noi, quanto per i nemici sul campo. Anche analizzando i vari documenti collezionabili in giro, non sono riuscito a trovare nessuna chiara spiegazione di queste ambiguità, che probabilmente, come ogni trama di Yoko Taro, troveranno chiarezza solo verso la fine. Del mondo più che di Final Fantasy XIV. O più che altro spero che sarà 9S stesso, dopo il suo risveglio, a portarci le spiegazioni e le scoperte del caso come nostro eterno tramite all'interno del gioco. In ogni caso, dubito che dovremo aspettare concerti e novel per integrazione di vario tipo, vista la natura particolare di una collaborazione come questa. Al limite immagino rimarremo in attesa di interviste a seguire. Naturalmente ho gradito gli scenari facilmente evocativi ed alcuni dei richiami alle saghe di Yoko Taro più o meno sfacciati, due in particolare. Il primo era l'oscura e metallica rappresentazione dell'antico fiore durante il primo boss, l'Operated Aegis Unit 813P. Non solo la sua struttura poteva essere associata ai petali della lacrima lunare, così come la forma durante la visione dall'alto, ma i suoi canti in lingua angelica, chiamati direttamente Life Last Song, sembravano ricalcare tanto le magie armoniose delle Intoner che traevano potere dal fiore stesso, quanto le irritanti barriere sonore che ci siamo ritrovati a contrastare in più di un Drakengard.
La seconda volta il cuore si è stretto per l'infame risurrezione digitale di 21O. Tanto i richiami sugli schermi e nei dialoghi, quanto le meccaniche stesse del boss Operated Heavy Artillery Unit 905P non potevano lasciare indifferenti tutti i giocatori di Nier Automata, che riuscivano persino a rispondere più rapidamente alle strategie da adottare, riconoscendo negli attacchi avversari le sigle e gli utilizzi di quelli dei pod raccolti durante l'avventura con A2, 2B e 9S. In realtà, parlare di resurrezione è sbagliato. Quello che hanno fatto le biomacchine nella loro versione dell'Androidi è stato copiare il backup dell'operatrice Yora, che con la distruzione del bunker e la pandemia del virus logico non aveva davvero potuto sfruttarlo, e utilizzarlo poi per ricreare un'entità che potesse rivolgere contro le Yora e tutti noi le loro stesse strategie. Storia differente è invece avvenuta per lo scontro finale. Una netta divisione tra l'impressione sul momento e quella costruitasi pian piano riflettendoci nelle ore che lo hanno seguito. Inizialmente non avevo gradito particolarmente la letterale accozzaglia vista nel combattimento conclusivo, dove una rimescolanza di idee che pur costruendo emozioni su molti richiami ovvi e istantanei, mi sembrava però creasse un prodotto finale ambiguo e grottesco. La resurrezione, o meglio direttamente la nascita di una seconda androide dal corpo di 2P, poteva senz'altro fungere da entusiasmante richiamo alla comparsa di Eve, che a sua volta era sorto da una costola di Adam, generandosi magicamente e sinteticamente dal suo corpo esanime. Avevamo già da tempo collegato la creazione di Eve ai poteri dell'ancora più distante Zero, che per rigenerarsi utilizzava una rinascita molto simile. E qui anzi è ancora più attinente, tanto che i vari androidi anonimi che prendono vita da 2P finiscono poi a fondersi in un agglomerato anch'esso copia di quello delle biomacchine che aveva partorito Adam, ma successivamente in una sorta di gigantessa formata in figura, equipaggiamento e persino vezzi stilistici proprio dai corpi generati da 2P. Un'enorme donna in bianco che, se anche non raggiunge le dimensioni della regina bestia, di sicuro riesce a toccare qualche corda di timore e disturbo emotivo, persino inconscio, proprio come faceva la temuta gigantessa. Non ne faccio nemmeno una pignoleria come il rispetto che vorrebbero le leggi di conservazione della massa, dove magari Eve riusciva a deluderle con un solo corpo ulteriore rispetto al primo, ma qui ne venivano formati innumerevoli. E anche Zero generava ben 5 creature per via del fiore, ma proprio prendendo spunto da lei c'era di mezzo la magia. Sappiamo che i nuclei delle biomacchine ne contengono a loro volta parecchia. La ritroviamo sia nelle forme di attacchi particolari, spesso accompagnati dai versi angelici, sia addirittura nelle scatole nere degli androidi Yora, che concedono ai loro combattenti talenti e azioni fuori dall'ordinario. Quindi la creazione in massa di androidi anonimi esula dal bisogno di una fabbrica, portatile o improvvisata che sia, perché la magia insita nelle biomacchine sin dalle loro origini può giustificare qualunque cosa. Però, tra creazione del proprio corpo, gemellaggio molteplice, agglomerato che precede un'ulteriore nascita, gigantessa bianca che si disperde in particelle tanto simili al maso, per non parlare dei riferimenti al fiore e all'intoner, mi era rimasto il gusto amaro di una trovata particolarmente contorta e vagamente priva di senso di continuità. Una cozzaia di richiami, per l'appunto. Ad una riflessione a posteriori, però, sono subentrati un paio di pensieri che mi hanno fatto rivalutare l'intera situazione quasi completamente. Innanzitutto, nonostante vengano usati riferimenti costanti all'intero universo di Yoko Taro, sono quasi tutti incentrati sul procreare. Raccogliendo indizi e documenti durante l'esplorazione del bunker distrutto prima e della nave aliena poi, la maggior parte delle ricerche e delle curiosità menzionate dalle biomacchine riguardano il dare la vita, tanto nel significato quanto nell'esperienza. Dall'atto procreativo alle modalità con cui creare qualcosa, o meglio, qualcuno. Sembra che per l'intero ride vengano inanellate, scontri brutali a parte, rappresentazioni di nascita di ogni sorta. Il fiore che espande i petali è nell'immaginario di Drakengard da una seconda vita a Zero e da lei all'Intoner. L'operatrice 21O che viene resuscitata digitalmente. Proprio lei che durante Automata si avvicinava sempre più al bisogno di avere una sorta di famiglia, fino a comportarsi con 9S come fosse una sorella maggiore, se non persino con fare materno. E nello scontro finale pressoché tutto, dal parto vero e proprio dal ventre di 2P, ai richiami ormai ripetuti innumerevoli volte, all'agglomerato che a sua volta era una fabbrica che dava vita ad una nuova evoluzione delle biomacchine, ad una donna gigante fatta di androidi femminili. E c'è anche un ultimo, prezioso segreto. Nella rappresentazione della stanza di 2B troviamo una breve poesia intitolata Longing, traducibile con desiderare, desiderio o brama, dove la scrittrice, probabilmente 2P,
si dice creata per dare la vita e si interroga sulla nascita delle anime vere e proprie, al di là della costruzione di quelle sintetiche. Questo ennesimo accenno al procreare, tra il partorire e la comparsa di quella che recepiamo come anima, spirito o coscienza, è talmente importante che il nome dell'ultimo boss, quello formato dalle androidi anonime nate dal ventre di 2P, è una stringa esadecimale convertibile proprio nella parola longing. Questo intero ride, più che la guerra con i nuovi fantocci dell'esercito delle mie macchine, ha il sapore di una loro indagine sul generare la vita in qualunque modo possibile. Oltre a questo, ben meno profondo, ma non per questo meno sensato, credo che la confusione e l'accozzaglia di mescolamenti vari possa essere un'interpretazione di come le biomacchine hanno raccolto a piene mani dai database, dalle informazioni e dai server a loro disposizione per poi sfoderare una mucchiata di richiami nel disperato tentativo di ricreare qualcosa che non afferrano pienamente e che quindi trova le proprie radici rappresentate in differenti modi appartenenti a differenti epoche, probabilmente accadute in differenti realtà. Uno scoglio contro cui dobbiamo sbattere ancora una volta riguarda la canonicità di questa trama. Ignorando le classiche risposte improbabili ed eternamente inclusive che Yoko Taro ama dare, per esempio quando gli viene chiesto quale dei due Nier sia canonico tra padre e fratello, non posso biasimare chi decide di non reputarla tale. Non per gusto o partito preso, ma per il modo in cui dovrebbe allacciarsi all'intero mondo di Final Fantasy XIV. A chi conosce la trama di Final Fantasy XIV, infatti, ambientare questo schianto ipotetico del bunker distrutto su un mondo specchio e non su quello originale della fonte, già crea non poca confusione. Aggiungendo poi che prima viene mostrato il bunker caduto e poi compare praticamente fusa ad esso la nave aliena, l'idea di una realtà alternativa sembra più valida rispetto ad un seguito diretto del finale di Nier Automata che conosce chi ha giocato direttamente l'avventura delle Yora e visto magari anche il mio video in merito alla sua lore completa. Il fatto è che Final Fantasy XIV ha sì un cosmo, tanto che sembra che i draghi della sua ambientazione vengano proprio da un altro pianeta, quindi sarebbe possibile un collegamento con l'universo della Terra di Nier Automata, ma il primo mondo specchio, dove queste vicende si stanno consumando, è una sorta di frammentazione dimensionale che riguarda il solo pianeta, o quantomeno sarebbe strano che riguardasse l'universo intero, per una serie di motivi che sarebbe davvero fuori luogo spiegare in questo video, ma toccherebbero le rivelazioni sulla natura di Aidelin e Zodiac, Yashan e troppo altro. Quindi, un varco dimensionale rimane ad ora la tesi più credibile, laddove non sarebbe affatto strano considerando che, come dicevamo anche ai tempi della Cobbett Factory, è proprio con un simile espediente che Kaim e la Regina Bestia arrivano a Tokyo nella versione della Terra di Nier Automata nel fatidico 2003. Quindi, le ipotesi che mi vengono in mente sono fondamentalmente due. La prima è quella meno invitante di una realtà completamente alternativa e scollegata da tutto il resto. In questa versione, dove chiaramente la linea temporale non ha ancora portato 2B e 9S al finale che conosciamo, il bunker non viene distrutto tra virus logico ed esplosioni, ma viene attaccato e precipita sulla Terra. Tanto che contro la distruzione totale vista nello spazio durante Nier Automata, qui troviamo infatti corridoi, stanze, monitor, computer e persino la mobilia e i libri della stanza di 2B perfettamente in ordine. A giudicare dallo scenario, tutto lascia infatti pensare che lo schianto sia abbastanza recente e che sia stato quello a demolire la struttura, non le esplosioni viste dopo l'apertura della Bector nella trama del gioco. 9S stesso, nella sua furia contro le biomacchine, sembra mancare della maturazione raggiunta alla conclusione di Automata, quando è ad un passo dall'accettare di partire con l'arca delle coscienze del network delle biomacchine stesse. In questa ricostruzione, attinente all'ambientazione ma fuori dalla sua timeline, il bunker è caduto praticamente sulla nave aliena, sprofondando in parte nella città in rovina che adesso è parte di The First. A quel punto le biomacchine lo hanno invaso e ricalibrato a proprio beneficio. In questo caso, a meno che non arrivi una qualche sensazionale conclusione a stravolgere tutto, la sensazione che rimarrebbe a livello di narrativa sarebbe di aver assistito ad un citazionismo per lo più decontestualizzato, quantomeno rispetto alla storia di Nier Automata, ma senza nulla togliere alla qualità della trama apposita e di tutto il contesto costruito attorno, di lore e di gameplay. Se questo fosse il caso, però, con tutto l'amore e l'apprezzamento che ho per Nier Automata e Final Fantasy XIV, su cui ho deciso di investire il mio tempo, mi verrebbe da pensare che Drakengard sarebbe stato un candidato molto più adatto ad una collaborazione tra Yoko Taro e Naoki Yoshida, pur privo della forza portante del titolo di punta che è stato Automata nei lavori del primo.
La seconda ipotesi verte sul ragionamento della volta scorsa, che ripercorre il modo disperato in cui le biomacchine tentano di replicare e ricreare ormai non solo l'umanità, ma anche i figli dell'umanità, ovvero gli androidi stessi. Così come hanno costruito un intero plotone di Yora in bianco a loro servizio e a loro plateale evoluzione paritaria all'esercito dell'umanità, potrebbero aver voluto replicare il bunker stesso per dare loro vita, che per un motivo o per l'altro, magari proprio un attacco delle vere Yora, è caduto dal cielo direttamente sopra la loro nave aliena, o quantomeno una delle tante. Nonostante lo scenario conclusivo ricalchi perfettamente quella che visitiamo con 2B e 9S nel sottosuolo della città in rovina accanto all'accampamento della Resistenza. Così come era stata copiata un'intera città, potrebbero aver fatto il passo successivo e invece di rappresentare una delle culle dell'umanità, aver preferito piuttosto una di quelle degli androidi, il bunker stesso che ha dato loro vita, almeno per quanto riguarda lo squadrone Yora. Se il bunker fosse copiato e non quello originale, non solo sarebbe ancora più incastonata l'intera ripresa digitale dell'operatrice 21O, ma si spiegherebbero anche molte incongruenze di dimensioni nei vari settori del luogo tra corridoi e stanze, come quella di 2B che presenta una mobilia se non da gigante comunque ben più estesa del normale, mentre la sala di controllo da dove impartiva gli ordini la comandante White sembra in linea con le dimensioni umanoide più classiche. In alternativa, potrebbe essere semplicemente una scelta di design di programmazione, meno poetico ma comunque possibile. La comparsa in questo mondo tramite una singolarità di qualche tipo, come sempre accade nelle storie di Yoko Taro, rimane plausibile, il che rende altrettanto credibile tanto un proseguo del viaggio della coppia di androidi alle prese con la guerra civile delle biomacchine, dove per trionfare hanno replicato i loro più acerrimi nemici del passato, quanto una missione estemporanea come tante che si dilunga in una parentesi che ha luogo in un mondo differente prima di concludersi e rimandare i nostri amati protagonisti sul corso naturale della loro storia. Inoltre, il nome stesso del raid, The Puppet Bunker, potrebbe essere un indizio sull'appartenenza dell'intero luogo ai Puppet, i fantocci creati dalle biomacchine che in ogni Yora in bianco o unità di combattimento o artiglieria che affrontiamo portano sempre quella fatidica lettera P, che a questo punto potrebbe davvero voler significare Puppet, anche nell'iconica figura di 2P. Inutile dire che una soluzione del genere, accompagnata da degne spiegazioni, incornicerebbe l'intera collaborazione in maniera unica ed indimenticabile. Spostandoci sugli aspetti negativi, se devo essere critico ce ne sono stati un paio a deludermi, entrambi completamente indipendenti dalle ipotesi di cui sopra. La più grande delusione è stata la mancanza di un qualunque interesse o interazione particolare tra gli androidi e l'umanità rappresentata su The First. La trama di Nier Automata è costruita intorno alla premessa che gli androidi non hanno mai incontrato gli umani, in quanto, sebbene illusi che siano ancora vivi, sono in realtà estinti da svariati millenni. Ciò nonostante hanno per loro un profondo amore istintivo da programmazione e saprebbero riconoscerli dato che sanno di essere costruiti a loro immagine e somiglianza. Naturalmente, quando si tratta dei nani di Colusia e in generale dei Lalafell di Final Fantasy XIV, a meno di scambiarli per bambini un po' buffi, questo rischio non esiste e comprendo perché non siano stati accarezzati da alcun dubbio. Ma nel momento in cui incontrano noi e tutti gli altri avventurieri, riconducibili ad una qualunque razza umanoide appartenente all'umanità, se non 2P, almeno 2B e 9S senz'altro avrebbero dovuto riconoscerli come umani e comportarsi di conseguenza. Invece gli androidi trattano tutti gli abitanti di questo mondo con relativa noncuranza, e se anche questo fosse perché i loro sensori sanno distinguere i loro umani dagli umani di altri mondi, c'è proprio una mancanza di curiosità e interesse che non so davvero spiegarmi, dato che dovrebbe essere il primo incontro con creature organiche senzienti al di là di quelli fatti con Emil. Quindi persino in una trama non canonica ci si dovrebbero aspettare interazioni particolari o qualche moto di stupore impossibile da nascondere. Per assurdo, le biomacchine o quantomeno gli androidi da esse generate si comportano in modo più naturale, dato che bombardano dei poveri civili che stanno facendo una festa in modo coerente con la loro programmazione di uccidere il nemico, e quindi evidentemente riconoscendo la popolazione nanica come una variante dell'umanità da sterminare, suppongo. Anche perché altrimenti la cosa non porta davvero vantaggi tattici e sarebbe un atto di crudeltà ingiustificato e gratuito. L'altra delusione, pur minore, è stata la mancanza di qualsivoglia riscontro dal bivio decisionale della volta precedente. Ci era infatti stata offerta la scelta tra due possibilità: fidarci della misteriosa androide in bianco, affidandoci al giudizio di Anog, oppure decidere in una più prudente diffidenza tenendola all'oscuro di scoperte e risvolti, come al contrario proponeva Konog. Tuttavia, confrontandomi con chi aveva fatto la scelta di fidarsi, laddove io avevo a quanto pare saggiamente deciso di non farlo, ho scoperto che non esiste nessuna differenza tangibile tra l'uno e l'altro filone narrativo. E anche ammesso esistano minuscole differenze in alcune frasi, la sostanza rimane la stessa.
ricompense identiche e risvolti invariati sia sul fronte della trama degli androidi sia su quella nanica, almeno per adesso. Va detto che seppure una differenza di rilievo saltasse fuori in seguito, per esempio nell'epilogo della vicenda dopo la prossima patch, ad oggi ho trovato comunque spiacevole non ci sia stata una qualunque conseguenza di sorta, ancor più che la decisione da prendere era legata proprio alla fiducia per quella che si scopre essere stata una doppio giochista, quindi teoricamente una scelta fondamentale a posteriori. In conclusione, parlando solo in una frase dell'aspetto tecnico del gameplay, ho trovato The Puppet Bunker molto divertente, con meccaniche intuitive e magari semplici, ma non così tanto da rendere l'esperienza meno intrigante. Magari è l'effetto di tutte le morti che sembra essersi fatto Yoko Taro durante le sue giocate nella Copiet Factory, dove si vocifera chiedesse a Yiller di lasciarlo morire in pace piuttosto che accanirsi a riportarlo in vita ad ogni colpo fatale. Dopo aver completato le missioni legate al raid e aver superato tutti i combattimenti proposti, anche stavolta è possibile esplorare la zona alla ricerca di indizi, documenti e collezionabili. In merito al funzionamento delle unità Yora. Le unità Yora sono prodotte in una certa varietà di modelli. Ogni modello si distingue per un codice alfabetico che indica la sua area di specializzazione, come B per i modelli da battaglia ottimizzati per il combattimento o S per i modelli scanner che fungono da strateghi. In merito allo scopo del bunker. Il bunker è stato progettato come base ad uso esclusivo delle forze Yora. In quanto tale serve come struttura di manutenzione, oltre che come luogo di ricerca e sviluppo di armamenti antibiomacchine. Rapporto Unità Yora 1. Ho fatto l'incontro di una biomacchina vittima di un'evoluzione insolita nella zona di esplorazione. Non soltanto le sue componenti erano particolarmente distintive, ma nel complesso appariva molto più simile all'umanità di quanto non lo fosse dei suoi simili. Rapporto Unità Yora 2. È possibile che le biomacchine possano evolvere in base alle circostanze. Se questo è vero, dobbiamo rivedere quanto prima le nostre strategie di combattimento, includendo precauzioni adeguate prima dell'ingaggio. E dobbiamo scavare più a fondo, c'è ancora troppo che non sappiamo del funzionamento delle macchine. Dati salvati sulle biomacchine 1. La vita nella fabbrica è noiosa. Non solo per me, vedo sempre più spesso le altre macchine saltare i loro turni di lavoro. Passiamo il tempo guardando gli addestramenti per il combattimento, sebbene non sia il nostro lavoro. Che sia questo ciò che l'umanità descrive come divertimento. Dati salvati sulle biomacchine 2. Quelli di noi che hanno imparato a divertirsi stanno provando un sacco di cose nuove. Alcuni stanno persino valutando di ricostruire i loro corpi. Strano. Io di recente mi sono trovato a divertirmi nel ripescare i dati scartati dai computer. Dati salvati sulle biomacchine 3. Ho trovato un file interessante l'altro giorno. Descrive l'atto riproduttivo. I nostri corpi non richiedono queste funzioni. Cosa guadagna l'umanità dal fare cose del genere? Dati salvati sulle biomacchine 4. Forse l'atto di dare la vita è in qualche modo speciale. Può essere che sia diverso dal modo in cui costruiamo altre copie di noi stessi. Possediamo i mezzi per dare la vita a qualcosa? Se sì, farebbe la differenza. Datalog dell'unità Yora in abiti bianchi. I dati della coscienza dell'unità Yora 21O sono stati rinvenuti su un server del bunker. L'operatrice li aveva con ogni probabilità uploadati come backup di emergenza in vista di un imminente pericolo. Con questi dati potrebbe essere possibile simulare la sua coscienza mentale per prendere il controllo di sistemi difensivi e periferici. Questo file sarà condiviso con tutte le unità attualmente dispiegate. Messaggio salvato dalla cronologia. In merito al lavaggio della tenuta standard, tutti i vestiti devono essere consegnati nel giorno corretto, come indicato a seguire. Il bucato consegnato in ritardo non sarà accettato. Tenuta da combattimento non appena si fa ritorno da una missione, accettata fino alla mattina seguente. Tenuta civile ogni domenica. Lasciare dei vestiti per terra comporterà un rimprovero. Andatelo a dire alla comandante White. Desiderio. La sofferenza nasce da qualcosa. La tristezza nasce da qualcosa. La gioia nasce da qualcosa. Eppure io, nata per dare la vita, non ho mai conosciuto né sofferenza, né tristezza, né gioia. Da cos'è che un'anima, una vera anima, non una sintetica, nasce veramente? Questo è quanto per la patch 5.3 di Final Fantasy XIV, anche se è giusto menzionare che era già uscito un piccolo aggiornamento di mezzo nella 5.2 in cui al giocatore veniva semplicemente chiesto di recuperare una fonte di energia per ricaricare la chiave chiesta da 2P.
Durante il medesimo veniva semplicemente accennato il prossimo inizio del carnevale, che onestamente mi aspettavo fosse il preludio di una rievocazione delle biomacchine nel parco giochi e magari di Simon. Tuttavia, l'inserimento di progressione nella quest prima delle patch che portano all'effettivo ride e quindi al blocco di storia più importante mi lascia pensare che invece di mettere tutto insieme nel prossimo aggiornamento avremo alcuni segmenti aggiuntivi a chiudere la faccenda in anticipazione del gran finale. Se ho ragione e conterranno sezioni di storia sufficientemente rilevanti, naturalmente vi fornirò gli aggiornamenti del caso. Altrimenti aspetteremo per la conclusione direttamente la fine del terzo e ultimo ride, nella speranza di trovare risposta alle domande più importanti di tutte. Come sono entrati in contatto questi due mondi così differenti? E soprattutto, perché? Siamo di fronte ad una missione estemporanea che approfitta delle terre immantate di luce per indagare in modi differenti sugli aspetti dell'umanità che nessuno vigliaccamente vuole vedere? O abbiamo una finestra su un vero e proprio futuro alla quale tutti ci affacceremo come bambini impazienti? O magari nulla di questo ha importanza, e l'unica cosa che conta, come professavano VS, è rivederla ancora.